Agrigento, al Museo Archeologico Griffo, nella Sala Zeus, si è svolto un convegno intitolato Melodie antiche versi Euripidei. Ha introdotto Giovanna Lauricella dell'Associazione Ciac Donna e hanno partecipato Angelo Natalello, Giusy Carreca, Giovanni Moscato, Michele Di Bernardo, Lina Gueli e Zaira Picone. Riduzione e adattamento scenico di Adalgisa Monreale. Il patrocinio è dello stesso museo. Un vero e proprio treno funebre che prosegue nel coro. Infelice, sollevati da terra, alza e drizza la testa. Troia non esiste più e tu non sei più regina. Rassegnati, la fortuna ha mutato il corso. Ciac Donna opera ad Agrigento da 10 anni, questo è il 10° anniversario. E in questa occasione abbiamo dato vita, stiamo cercando di dare vita a tutta una serie di iniziative che servano un po' da riepilogo di quella che è stata l'attività di questa nostra associazione. Abbiamo iniziato con un Saffo, un'iniziativa su Saffo. Ora si è presentata quest'altra occasione di parlare delle tragedie che saranno date al Siracusa per la stagione organizzata dall'Inda e che proprio per la loro tematica entrano nel vivo di quelli che sono stati i temi ai quali ci siamo dedicati con la nostra stagione cinematografica ma anche con iniziative di vario genere che Ciac Donna ha svolto in questi anni. Infatti il fulcro di queste tragedie sono le Troiane ed Elena, è proprio la donna e la guerra, il rapporto tra la donna e la guerra. C'è un protagonismo femminile che ci ha subito coinvolte. A proporre l'iniziativa in effetti è stata la professoressa Adalgisa Monreale, che è un'operatrice culturale che si interessa, animatrice di tante attività con la quale abbiamo già collaborato in altre occasioni. E allora questo nostro incontro intende appunto costituire una sorta di premessa, di preparazione per queste tragedie attraverso una rielaborazione, una drammatizzazione di alcuni passi di Euripide che saranno recitati da artisti agrigentini, tanti giovani artisti che volontariamente si sono prestati e che fanno parte del Teatro Anima o del Piccolo Teatro Pirandelliano. Ci sarà pure una flautista pure agrigentina che suonerà, sarà un altro momento interessante. E in questo modo cerchiamo anche di valorizzare quelle che sono le potenzialità artistiche dei nostri giovani. I sacri recinti sono vuoti, i sacrari degli dèi grondano sangue. Priamo è morto, assassinato sui gradini dell'altare di Zeus, protettore della casa.